Carissimi amici della Pagonotomia, buona domenica e giornate difficili per l'Italia, per il nord Italia, in particolare in questo momento, un po' per tutti, per questa epidemia che insomma un po' ci si aspettava, anche se si sperava che non arrivasse nel nostro paese, insomma un grande in bocca al lupo a tutti, insomma, in particolare mi rivolgo al personale sanitario che dovrà gestire questa situazione che per fortuna pare che non sia così grave, nel senso che pare che questo virus in realtà sia meno, come dire, offensivo di quanto sia stato poi dipinto, però chiaramente stiamo parlando di una cosa seria che mette a rischio l'incolumità della salute delle persone, quindi piccola premessa doverosa, un grande in bocca al lupo al personale sanitario e al nostro sistema che insomma reggerà sicuramente questo impatto e supereremo tutti insieme questa crisi. Parliamo di rasatura invece. Beh, è arrivato, non potevo esimermi dall'acquistarlo. Ringrazio tantissimo Paolo Colnaghi, che è di Rasoi Milano, a cui l'ho prenotato praticamente 3 mesi prima e che me l'ha fatto arrivare, devo dire, con una puntualità fuori dal comune. E stiamo parlando ovviamente del FATIP Slant, lo storto. In questo caso era una versione gentile. Allora, lo aspettavamo un po' tutti, erano anni che si diceva, in realtà all'inizio vuol dire qualche anno fa, da notizie che arrivavano, diciamo, da Premana, nessuno pensava che si potesse poi fare, poi alla fine è stato fatto. È stato fatto, ma vediamolo alla prova dei fatti, cioè un gioco di parole. Perché io, come giustamente qui saluto anche l'amico Andrea Tarenzi, come giustamente Andrea ha sottolineato, anch'io la penso come lui, cioè lo slant in generale non è che abbia un'utilità fondamentale nella rasatura, cioè sì, può essere come dire, un'idea, un'alternativa, ma non, se, cioè, voglio dire, non ci fossero gli slant in generale non morirei, ecco questo discorso. Però vediamo come va, perché comunque qua abbiamo un oggetto che è stato fatto, diciamo, a gran richiesta, a gran voce, e quindi è giusto provarlo, testarlo e vedere come funziona. Iniziamo dalle considerazioni estetiche. Allora, tenendolo in mano si percepisce esattamente la sensazione che si ha con gli altri FATIP Chrome. Il manico è a righe, scanalature anche loro storte, cioè storte vuol dire inclinate, diagonali, e la base è sempre con tipica del FATIP, insomma, base del manico. Nel pettine vedete che è slant, non è particolarmente, a mia prima vista, particolarmente curvo. Torsione del pettine è stata limitata, secondo me. Cioè non è una torsione estrema, non è un cosa il B1 dell'Icon, cioè, no, qua siamo in Maggard, no, qui siamo su una torsione secondo me paragonabile a quella, ad esempio, di un Mercury 37C. Ecco, per dire, ecco. Però sono mie sensazioni estetiche. La qualità costruttiva è la stessa degli altri FATIP, quindi né più né meno. E lo vediamo alla prova. Io ho voluto utilizzare, come dire, estremizzare il concetto, cioè barba di un giorno, quindi fatta ieri, no? La metta Kai, quindi la metta molto tagliente, che però è morbida, quindi si adatta bene all'Islant. Quindi andiamo subito a armare il nostro rasoio. Ho dedicato più tempo a questo inizio video perché mi sembrava giusto, anche perché tanti lo aspettavano il nostro rasoio. Poi c'è anche la versione Open Comb che proveremo in futuro. Io non sono come dire, un fan degli Open Comb, però insomma va dato atto. Io l'ho acquistato ovviamente perché la collezione me lo imponeva in qualche modo, quindi non. Quindi apriamo la nostra Kai. Eccola qua, bella, stainless, pura. E la montiamo sul pettine di questo storto.
Eccola qua. Infatti la lama non fa neanche i capricci, si monta. Qui non c'è più il problema dell'allineamento del fatti, per cui è slant, quindi va benissimo. In realtà io non ho mai portato disallineamenti particolari, è la verità. Era un po' una leggenda, forse quelli vecchi, quelli vintage, ecco. Comunque, eccolo qua, armato e pronto per la guerra all'armatura, chiaramente. Allora, cosa ce la diamo? Ce la diamo con intanto l'acqua e con una crema che mi piace molto, protettiva, che ormai ha qualche anno, ma l'ho usata ieri in un body shop Macarut. Ho visto in Francia che ne ha fatto una versione nuova, almeno a livello estetico, il packaging. Eccolo qua. Viso bagnato. Pennello, ho scelto per questa occasione un Nero Rhodesia. Nero Rhodesia, quindi produzione Murano, vetro di Murano. Il manico e il ciuffo è un ciuffo silver tip di tasso ad alta densità. Guardate che bello, un fiore. Già usato in recensione, però mi piace moltissimo questo pennello perché si adatta molto al mulaggio di viso. Che faremo con la nostra Macarut? Macarut, crema da bara, pour un rasage plus doux, excusez-moi, un peu français, che c'est très macaronique. E precise pour faire de chaque rasage une caresse, una carezza su ogni rasatura, a base de racine de maca de Perù. E questo dovrebbe essere l'elemento protettivo. Vedete che il colore è leggermente più scuro, ma perché appunto sono i suoi anni, però io l'ho rinfrescata, quindi proviamo direttamente con calma, senza spingere. Questa io l'ho conservata in frigo perché non volevo che si deteriorasse. E adesso la finirò, perché voglio poi finirla adesso. Devo dire che ha tenuto, ieri l'ho provata. Iniziamo a spanderla un po' senza acqua. Vedete com'è comodo questo pennello? E adesso carichiamola d'acqua, fino ad aggiungere il voluto, la voluta consistenza. Molto protettiva la Macarut. Non ancora, sono curioso di capire se quella nuova che ho visto, con un nuovo look, un nuovo packaging, sia identica o diversa. Questo non ho avuto modo di verificarlo. Anche perché avevo già acquistato in Francia due prodotti eccezionali che poi vi farò vedere prossimamente e si comprova che quella mia moglie chiedeva il divorzio direttamente lì. Allora ho dovuto far finta di niente, no? E me lo chiedeva per addebito, cioè con addebito, dicendo tu rovinandoti economicamente mi crei un danno, quindi divorzio con colpa. Allora, bella compatta, protettiva. Adatta per un fatti che insomma, un po' di timore me ne scute, perché già il fatti più gentile, tanto gentile non è, però ancora slant, brava un giorno, cai, insomma. Iniziamo. Silenzio religioso. Allora, non sento la lama. Questa è una notizia che non so se sia positiva o negativa, però.
canta un po' perché il pelo è veramente corto, ma la lama non si sente il vino. Quindi devo dire che non mi sembra molto, non, è un pregio, non mi sembra aggressivo. Però vediamo. Allora, mentre vi lascio un secondo perché do a mia moglie il telefono che si sta squillando, ecco qua, che aveva dimenticato in bagno, abbiamo finito di fare il pelo. Beh, bene, no? Via tutto, quasi. Ma noi vogliamo portare la prova all'estremo. Qui invece va l'obliquo. Facciamo anche l'obliquo. Ecco qua. In seconda passata scorre ancora meglio. Parlo poco perché sono attento, alle sensazioni. L'obliquo è andato, qualche piccola rifinitura obliqua. Ecco fatto. Sciacquiamo il viso e spingiamoci ancora oltre con un audace contropelo. Quindi tre passate sull'albero in un giorno che sono un'esagerazione, ma noi vogliamo provare questo fatto. O no?
Allora, qui. Passate lunghe, ben distese. Il rasoio fila come una palla da biliardo. Ormai mi sta facendo lo scrub perché pelo proprio barba di un giorno. Due passate, non ci piglio su un pelo. Scappiamo. Acqua fredda. Tamponiamo. Mettiamo un po' di astringente, però mi sembra che nemmeno i miei arrossamenti dovuti al farmaco che prendo stavolta si siano verificati. Ah, perché è anche vero che quando uno prende confidenza con il rasoio, poi spinge, no? E tante volte anche un errore proprio. Io ho approcciato questa rasatura con un rispetto assoluto per lo strumento, è chiaro che lo strumento mi ha regalato una rasatura perfetta. Allora, che dire? Me li siamo fatti dalla barba di un giorno, in tre passate, senza un break point, senza un'irritazione, con un fatip gentile, slant. Quindi questo fatip non è assolutamente un fatip da aver paura, rade bene, funziona. Hanno fatto un ottimo lavoro, non so se ce ne fosse la necessità, ma era una cosa che il mercato chiedeva. La curvatura, la torsione della testa non è eccessiva e permette una rasatura confortevole, nonostante che sia solo di un giorno, nonostante che la lama sia, come io vi ho fatto vedere, ma ve la ripropongo, una Kai, quindi una delle più mordaci. Adesso lo sciacquiamo. Quindi infatti ha prodotto un rasoio, ci ha pensato secondo me bene, un rasoio non estremo secondo me, come anche il gentile non è estremo secondo me, poi alcuni dicono che sia, non si scherza che non è tanto gentile, però in realtà è un rasoio che però su tutti i giorni, devo dire, non l'ho mai visto come rasoio adatto alla sua quotidiana. Questo qua, secondo me lo usa con un certo rispetto, è chiaro che non è un Edwin Jagger, insomma. Non è un rasoio che usi da occhi chiusi, però secondo me è un rasoio fatto bene perché pensato non per essere cattivo, ma per essere efficace, ma allo stesso tempo non aggressivo. Quindi buon lavoro, bel lavoro, devo dire, non me l'aspettavo così, me l'aspettavo più muscolare, no? Però, ma assolutamente molto meglio così. Cioè, i rasoi estremi, come sempre io sostenuto, non servono a niente, cioè, se servono a soddisfare l'ego di qualche rasatore che diceva io riesco a farmi la barba con questo rasoio estremo, va bene, sei bravo, però alla fine poi il rasatore medio non vuole un rasoio estremo, un rasoio come questo con cui potresti farsi la barba serenamente, senza dover pensare a scorticarsi. Io mi sono trovato bene e devo dire complimenti a chi l'ha progettato. Sulla Kai non dico niente perché ci mancherebbe ancora. Menzione per il pennello neerlandese, veramente stiamo parlando di un manufatto, proprio di un vetro di Murano. Il ciuffo è un silvertip appunto alta densità, montaggio in viso eccezionale, guardate che bello.
E niente, cosa si può dire su una roba del genere? Un oggetto, diciamo, quasi artistico. Eccolo qua. Bene, adesso parliamo un attimo della crema, mentre si asciuga l'astringente, che anche qua devo dire che siamo su livelli di protezione estremi. Io l'avevo già provata, chiaramente, altre volte, Mancarut di Body Shop. Una crema morbida, monta molto bene, ma protegge eccezionalmente. Effettivamente, ha una facilità di montaggio e protezione non indifferente. Eccola qua, scusate, storta, Mancarut. E adesso per pentirci di tutti questi peccati che noi compiamo, io compio acquistando prodotti, come dicevo prima, che prima o poi mia moglie chiede il divorzio, una benedizione di Frari Nick, eccolo qua, Frari Nick Extra Cosmesi, profumazione tra l'altro che piace molto anche a mia moglie, che chiaramente come profumo da donna, diciamo, cioè nel senso che le piace il profumo e se lo mette. Infatti guardate come già è da Natale che me l'hanno regalato mio fratello, guardate già come è ridotto. Praticamente è molto, molto buono e molto persistente anche. Così. Bene. Qui, Frari Nick, al di là delle battute, testa arancia e petit grain, cuore spezie, gelsomino, violetta, tuberosa, yin yang, fiori d'arancio, lavanda, fondo, incenso, mirra, legni, patchouli, musk, labdano, vaniglia. Un mix esplosivo, ma a me piace. Devo dire, secondo me è uno dei migliori che ha prodotto Donato Ciniello e sono smesi. Per chi mi ha chiesto quali sono i preferiti, io dico Frari Nick di questi prodotti di Donato. Mi piace molto perché è molto di Calabria, moltissimo speziale, e uso anche abbastanza spesso il vetiver e ce n'era uno che è o selvaggio. Mi è stato chiesto cosa è la quadra, dico. Di quelli ovviamente per lui, poi ci sono tante altre marche, altre realtà che mi piacciono, però di questi qua, diciamo, quelli sono quelli più da me apprezzati. Anche Camelot, però gli altri di più. Allora, bene, quindi Fatip, protagonista della rasatura, prova superata per Fatip. Sono contento perché è un prodotto che non tanto da me, ma anche da tanti altri followers, chiamiamoli così, attesissimo, e devo dire che le attese sono state ripagate in maniera molto positiva. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buona domenica e buona barba a tutti.